Allora, fammi capire un attimo, dov'è che siamo? Siamo sempre al Candyman. Ho capito, ma dove precisamente? Precisamente nell'area concerti, stiamo aspettando l'ingresso di Cristina D'Avena. Chi? Cristina D'Avena. Ma davvero ora? Davena. Da quante ore che aspettiamo? È un po'. È un po', infatti. La gente qua sta impazzendo praticamente. Sì, quella è in delirio. Se neanche fosse suscitato Kurt Cobain. Ma prima di arrivare a Kurt Cobain che era Davena ormai. Prima di arrivare a Kurt Cobain che era Davena. Vediamo il palco che... è un palco ancora vuoto. Beh, Kiss Me Licia. Una plug-in baby anche magari. Una plug-in baby. No, forse... No. Attenzione! Cristina D'Avena sarà in videoconferenza solo per noi. Basta filmati dantan. Sì, forse è il momento. La gente, sentite, senti proprio la gente come si sta lamentando. No, perché fa iniziare il petto qui. Esatto, vogliamo vedere un po' quanta gente c'è. Diciamo che è un po' come Wembley qua in questo momento. Un po' come Woodstock. Un po' come Woodstock. Le magica è mio primi questo. Sempre arriva qui. Questa è la fiammata dei fan praticamente. Finalmente c'era una volta Polla. Uno dei momenti più surreali della nostra vita questo comunque. Bravo, come fa la regia. Tutto vostro questo. Arriva gli applausi, bellissimo questa cosa. Siete tantissime, è una cosa fantastica. Allora, voi tutti sapete chi sta per esibirsi, ma giusto per la notizia per iniziare. Leggo. Sta per esibirsi, signori, la regina delle sigle. Rock and roll. Allora, tutti voi sapete che è l'artista italiana che ha cantato più sigle, ma non tutti sapete che è l'artista che ha cantato più canzoni italiane in assoluto, oltre 800! È vero alla fine! Pensate che al secondo posto ha messo Mina, quindi voglio dire, insomma... Mina, allora, un personaggio televisivo che è ancora sulla cresta dell'onda con nuove canzoni. Pensate che è iniziato nell'81 con la sua prima sigla TV. E oggi è un'inviata speciale a Matricole Meteore, quindi direi, caspita. Allora, le sue sigle hanno conosciuto direi tre generazioni. Vedo infatti qua tra di voi adulti, ragazzi e bambini. Questa è una cosa molto bella perché ci siamo tutti uniti in questo. Molto bella. Allora, prima di chiamarla sul palco, vi ricordo il suo sito internet molto visitato, www.cristinadavena.it, sul quale potete trovare tutte le novità, il suo calendario dei percorsi live in giro per l'Italia. Vi ricordo inoltre che dopo il... Chi ruba nel lavoro? Cristina firmerà qua a lato i suoi CD a tutti quelli che li acquisteranno. Io invece ho autografato il 5 Dania 5, che è una coppia introvabile. Carichiamo! Direi che adesso ho già parlato fin troppo. Direi di sì. Faccio da parte. Su, di presentarvi la regina delle sigle, Cristina D'Avena!
situazioni qua, piccoli, grandi. Oh, potremmo fare un bel corretto tipo 6 minuti. Allora, guarda lì che bello. Io volevo aggiungere una cosa perché prima stavo ascoltando. Allora, il mio sito internet è www.cristinavarena.it, anche perché siccome vedo tante facce che ho già visto, qualche mio concerto, io faccio tantissimi concerti anche con i Gemboy. E siccome ne avremo uno tra pochissimo all'Alca Trazza Milano, e sarà un concerto molto importante, io lo dico per chi veramente avesse voglia di trascorrere una serata un po' diversa, prenotatevi presto perché i biglietti sono in esaurimento, per cui è il 27 marzo all'Alca. Ok, adesso siete tantissimi, questa è una festa meravigliosa e viva i cartoni che non hanno età, io lo dico sempre. I cartoni animati non solo ci mantengono giovani, quindi voi fra 30 anni sarete così, ma fanno rimanere giovani il nostro cuore, questa è una cosa meravigliosa. Nel 1985, infatti, un cartone animato bellissimo ancora oggi suona in tutte le discoteche. Si intitola Occhi di Gatto, ve lo ricordate? Allora, cantiamo tutti insieme, via! Ecco colpito